Ave gente, sono Larus con il qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Nell'ultima puntata abbiamo avuto a che fare un po' con l'instabilità, siamo diventati anglicani, cioè siamo protestanti adesso a tutti gli effetti, e dobbiamo anche convertire un po' di cose. Abbiamo anche problemi con le province cattoliche, che sono un bel po', come potete vedere, però pian piano si converte. Diventeranno un po' cristiani e protestanti anche loro. Qua abbiamo anche una riformata particolare, vediamo un po' come si trasforma la situazione. Se la situazione diventa ingestibile, posso anche considerare il fatto di diventare completamente protestante, nel senso prendo le idee religiose. Effettivamente potrei anche farlo. Vediamo un po', poi dopo ci penserò bene. Effettivamente le idee navali sono più importanti. Però vediamo un po' cosa mi capita. Continuiamo ad andare avanti. In questa puntata probabilmente la Svezia ci offre un'alleanza. Io dico di no. Probabilmente noi diventeremo Gran Bretagna. Ecco, altri cattolici. Sì, qua persona armata, senza volerlo anche. Ora andiamo a Norfolk. Folk. A combattere contro i ribelli cattolici. Qua invece sono del Connacht. No, i Cheryl non voglio nessuna alleanza con loro. Ricordo che la mia fanteria è molto incentrata sull'attacco. E quindi posso fare numerosi danni quando vado all'attacco con le mie armate. Tipo, possiamo vedere un attimo qui, velocemente, cosa significa. Sì, però adesso mi fa fare una brutta figura. Pensavo che ce la potesse fare. Invece no. C'era anche il River Crossing, bisogna considerare anche quello. Andiamo un attimo le due armate. Nell'Essex si stanno anche ribellando, sono dappertutto ormai. Andiamo a prendere soldati anche in Bretagna. Alcuni di voi mi hanno chiesto, anzi uno mi ha chiesto, ma perché non vado a colonizzare le Americhe? Sì, io volevo colonizzare subito le Americhe. Peccato che ho avuto dei problemi in Europa. E colonizzare costa tanto. Io ho a malapena dei soldi per mantenere un esercito. Fare una colonia costa tanto. Ed effettivamente mi sto un po' fermando. Non voglio ingranare subito, tanto ho preso le isole principali, che Cuba è importante, che da Cuba puoi praticamente mandare basi un po' ovunque, una base commerciale ottima, e pian piano posso prendere anche il resto. Le Americhe le prendo, ma con calma. Intanto i miei avversari è la Castiglia, problemi con gli Aragonesi. Possiamo stare anche abbastanza tranquilli. Gli Aragonesi sono aumentati tanto. Prima erano un po' piccoli, adesso hanno conquistato un bel po'. I francesi bisogna fare attenzione, che stanno diventando molto potenti. Intanto loro sono in guerra contro chi? L'Austria, la Polonia e la Moravia. La Polonia potrebbe essere un buon alleato. Effettivamente io sto annettendo lì Gerusalemme. Dovrebbe finire verso il 45. Vediamo un po' come procede. Abbiamo unificato le armate e ora vediamo di distruggere l'esercito ribelle. Ok. Ah no, ho selezionato l'esercito invece della flotta. Mettiamo tutto l'esercito, non voglio rischiare con i ribelli. Ora vediamo come va nella battaglia il mio esercito. Molto bene, abbiamo vinto. Oltretutto con tutte queste battaglie qui abbiamo... No, non abbiamo ancora tanta tradizione militare, però il prestigio lo stiamo un po' aumentando. Abbiamo tanta decadenza perché... Boh, si sa il perché? Solo decadenza pura. Niente di che. Ah,
siamo anche in stabilità negativa, dovremmo recuperarla. Così abbiamo anche meno rivolte. Ah, siamo messi molto molto male. Abbiamo problemi un po' qua e là. Però appena annessa a Gerusalemme possiamo formare la Gran Bretagna. Quindi abbiamo anche meno problemi poi dopo con le altre fazioni dell'isola. Perché Gerusalemme è l'unica fazione rimasta. I nobili sono preoccupati e perdiamo altra stabilità. Paura per questa stabilità. Sì, abbiamo ancora un attimo, possiamo aumentare. Ecco, via. Meno stabilità, cioè aumentiamo la stabilità. Abbiamo meno instabilità. E comunque mi avete chiesto anche che se mi avete detto che mandare le navi a pattugliare rotte commerciali serve anche. Ma io lo faccio da inizio partita. Queste navi qui stanno pattugliando, non so se le avete visto. Però, boh. Ok, intanto la Tartaria ha fatto un'altra guerra contro Cipro. Abbiamo... sto facendo dei miglioramenti nelle tecnologie di produzione. Va benissimo, a me serve tanto potere amministrativo, anche se prendiamo un poco di inflazione. Non è un grande problema, l'importante è avere dei punti. Intanto vediamo un po' come siamo messi con la tecnologia. Siamo così così, ecco. Altri cattolici. E comunque, sì, ci sono Brunswick e la Sassonia, cioè le fazioni tedesche che sono migliori nella tecnologia. Più o meno tutto il mondo è messo abbastanza male con la tecnologia, perché ci sono state tante guerre. Bisogna dirlo, le guerre qui sono state presenti abbastanza. È un'Europa abbastanza dilaniata da sti conflitti, soprattutto rivolte. E nessuno ha avuto possibilità di proseguire con uno stato stabile. In Germania hanno avuto pochi problemi. Bene per loro. Intanto la Francia sta occupando territori qua e là. Lo Stato della Chiesa sta avendo problemi con l'Austria. Praticamente l'Austria sta diventando un po' potente. Bisogna fare attenzione anche a loro. E ora vediamo un po', abbiamo anche dei claim sempre su Gerusalemme. Possiamo dare comunque una mano ai nostri vassalli di Gerusalemme, combattendo contro i belli, che oltretutto prendiamo anche un piccolo bonus alle relazioni. Come potete vedere, difensore del territorio. E ora dobbiamo andare a combattere contro altri cattolici a Kent. Ecco, non riuscivo a leggere là. L, la N, cavolo. Sì, ok, Bavaria hanno finito il... sono finiti i problemi religiosi. E direi di... vediamo un po'. Possiamo proseguire nelle tecnologie di esplorazione. Così aumentiamo le tariffe. Le tariffe praticamente sarebbero una sorta di tasse, perché nelle colonie tu non ricevi le tasse, ricevi le tariffe, le tasse non le ottieni, perché bisogna considerare che praticamente tassare direttamente il tutto è abbastanza difficile. Tu ricevi soldi dalle tariffe che sono, credo, un sesto dei guadagni effettivi dalle tasse, quindi guadagni molto di meno, e quelle lì sono le tariffe. Se tu aumenti un po' le tariffe, ovviamente guadagni di più. Paesani inglesi a Guantanamo, nelle isole quindi. Oi, sì. Ritiratevi un attimo voi, dai, ritiratevi. No, non ce l'hanno fatta. Devo pure mandare dei soldati nel nuovo mondo. Seguiamo i paesani. Molto bene. Ah, nazionalisti scozzesi nel Lothian. Dove? Ah, io non li ho visti. Non so voi. E aumentiamo di nuovo un po' la stabilità, perché sennò abbiamo un po' di problemi. Ok. Facciamo
un bel viaggetto fino a Cuba. Passiamo per il mare del nord, cioè questo... Vabbè, passiamo per il nord a quanto pare. Se ci mettiamo meno tempo, passiamo per il nord. Speriamo che non, le navi non soffrano tanto attrito. Abbiamo oltretutto altri ribelli qui. Abbiamo spazio per un altro generale? No. Ce la possiamo fare lo stesso? Proviamo un attimo, va. Sì, ce l'abbiamo fatta. Prendiamo tanto logoramento a passare però per questi mari del nord. Qua ci sono anche le tribù. La rivolta. E anche hanno fatto pace lo Stato, la Chiesa e la Polonia. Ok. Rilasciato la Silesia, l'Alta Silesia, che dovrebbe essere questa, la Polonia, e ha pagato tanti soldi. Male. Adesso hanno fatto una grande alleanza comunque i francesi, gli aragonesi e lo Stato della Chiesa. Probabilmente dovrò entrare dalla parte dei polacchi. E anche se vorrei starne abbastanza fuori da tutte queste vicende e queste, diciamo, guerre tra gli europei. Però effettivamente i francesi potrebbero prendere i territori che a me stanno cari, che sono questi qui della Francia. E devo un po' vedere cosa fare. Qua ci sono altri ribelli. Possiamo fare un altro piccolo viaggetto a prendere altri ribelli? Cioè altri ribelli, altri... uomini. Abbiamo anche ribelli nel Connacht. Le navi, di sicuro, dobbiamo portarle dietro. Gary, sai che cosa dobbiamo fare? Ci servono dei mercenari, senza dubbio. Abbiamo bisogno di un paio di mercenari. Dei lanzichenecchi. No, qua non possiamo reclutare. Ah, non si possono reclutare mercenari nelle province oltremare. Proviamo a fare un attacco. Tanto sono paesani. Se va male, pazienza. Ok, il morale cala. Vediamo un attimo. Abbassiamo la velocità. Abbiamo più morale. Abbiamo più tradizione militare. E la disciplina è la stessa. Noi abbiamo un generale, ha tirato 9-4. L'altro leader non hanno un leader. Ha tirato un dado di 6. Noi abbiamo tirato un dado di 5, loro di 2. Abbiamo 2 per lo shock. Probabilmente vinceremo e abbiamo vinto. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Fermiamoci un attimo alle Bermuda per recuperare un po' dall'attrito. Oddio, anche a Londra. Oh, sono dappertutto. Effettivamente, voi cattolici, cosa volete? No, non mi conviene rilasciare qualsiasi cosa a loro. Però se c'è una cosa che vi conviene effettivamente è reclutare più uomini, anche se abbiamo manpower. Sì, abbiamo manpower che non riesce a trattenerlo, quindi prendiamo un paio di lanzichenecchi. I mercenari tedeschi. Che oltretutto i lanzichenecchi, aspetta, io non è che me lo ricordo tanto bene, però mi pareva che i lanzichenecchi fossero, sì, senza dubbio, mercenari tedeschi, però ispirati alla fanteria svizzera, che gli svizzeri avevano una fanteria niente male basata sulle picche, e i lanzichenecchi, che erano mercenari, hanno preso praticamente molte tattiche dagli svizzeri.
Stanno ribellando dappertutto, dovrei aumentare assolutamente la stabilità. Questa qua è una delle partite più difficili che sto facendo su Europa Universalis, credetemi. Veramente si sta rivelando dura. E non me l'aspettavo. Ora, vi siete un po' riposati, ora venite subito, subito, subito in Cornovaglia. E voi andate a combattere a Londra con i mercenari. Ora vediamo un po' come va. Loro hanno Raimondo Callisto. Ha fatto un dado di 8 loro. Hanno fatto un dado di 8, noi di 2. Anche se abbiamo uno dallo shock, noi abbiamo poco più di morale. Abbiamo fatto un dado di 8 e fire di 2. Loro hanno fatto un dado di 5, dado di 7 e shock di 1. Hanno il morale a terra. Abbiamo vinto questa battaglia. Molto bene. Ora, non so come dispiegare le truppe. Effettivamente qua sono nazionalisti bretoni. E anche qua sono nazionalisti del Connacht. E anche qui. Effettivamente non so cosa mi conviene attaccare prima. Qua hanno un generale da una stella che ha 3-1-2-1. Qua 1-2-2-0 e 1-3-3-1. Questo qua è tosto. Meglio fare una piccola cosa. Tu torna un attimo indietro. Scusa se ti faccio andare avanti e indietro, però prendi gli altri cubani. Così abbiamo tutte le forze possibili per combattere i ribelli. È dura. È una guerra assolutamente dura. La Castiglia sta perdendo altri territori. I protestanti hanno catturato la provincia di Berry. Molto bene. Tanto i polacchi... aspetta, voglio controllare un attimo una cosa. Chi ha l'esercito effettivamente più grande? La Tartaria, poi c'è la Francia, Baharis, la Bavaria. Tra le fazioni europee c'è la Bavaria. Loro mi odiano perché siamo di una religione eretica. Dovremmo puntare un po' sulla diplomazia. La Bavaria potrebbe essere un grande alleato. Se è vero che hanno così tanti uomini. Punto. Stiamo spendendo anche troppi soldi. Danimarca offre un'alleanza. Ignoriamo. Non vogliamo perdere punti diplomatici. Perdiamo anche un po' di prestigio se serve. Ah, i danesi offrono un'alleanza. Fammi vedere un attimo un po' come sono messi i danesi. Hanno 15.000 uomini. La Bavaria ne ha 23.000. Effettivamente i danesi non sono nemmeno troppo male. Sì, i danesi senza dubbio sono forse una scelta migliore, perché essendo protestanti anche i danesi possono ovviamente essere di maggior aiuto. Se capita una guerra di... oh, scusate, ho tirato un pugno al microfono. Se capita una guerra di religione, probabilmente non posso ottenere aiuto dalla Bavaria. Effettivamente, però adesso mi sta venendo un dubbio. Storicamente, anche attualmente, non so. Mi è morto il generale. Oddio. Prendiamo un altro generale. Buono. Questo qua mi piace. Se la Bavaria attualmente, sia come regione, sia storicamente, so che era culo e camicia con la Francia, però non so se era cattolica o protestante. La guerra dei 30 anni, non ne ho idea se sono. Forse sono stati neutrali. Non mi ricordo assolutamente. Tanto, prendiamo i soldati. E con questi sbarchiamo nel Munster.
Ci sono dei ribelli del Galles. Aglamorgan. Perdere soldi, non possiamo perdere soldi. Sopprimere i ribelli. Tanto ho anche selezionato la flotta senza volerlo. Dovrò fare qualche prestito, mi sa. Dunque, per continuare a reggere lo stato. Se no posso avere seri problemi. Ah, l'Austria ha vinto la guerra contro lo Stato e la Chiesa. Però hanno dato solo soldi, niente di che. Ottimo. Brava Austria. No, comunque è dura attualmente questa partita. Si sta rivelando molto dura. Non mi dire che sono nelle isole. No, sì, abbiamo convertito il Connacht. Bene. Ora. Andiamo a Norfolk. Devo dire, gestendo molto male la questione protestante. Potrei far molto meglio. Però, in tutte le mie partite, ve l'ho già detto più di una volta, non ho mai avuto il problema protestanti. Mai avuto. E effettivamente io non sono abituato. E quindi sono ovunque. E quindi io non facevo nulla. Intanto non c'era nulla da fare. Non avevo assolutamente problemi. Ero abbastanza neutrale. In questa partita non potevo schierarmi nella neutralità. Si stanno ribellando ovunque, gente. Non ce la posso fare. Bretagnoni hanno ottenuto qualche obiettivo di guerra. Alcuni di voi mi hanno anche uno, anzi mi ha detto anche che potevo prima far conquistare una provincia, che così davo un editto di tolleranza. Che effettivamente aumentava la tolleranza degli eretici. Effettivamente avrei dovuto farlo. Solo che non lo sapevo. Effettivamente. E probabilmente non volevo anche perdere troppo prestigio, che mi pare che toglieva prestigio. E credo che fosse un po' più importante il prestigio e la stabilità, che allora avevo un po' di problemi con la stabilità. Tuttora ce li ho ancora problemi, però. Vediamo un po' di aumentare la stabilità, così ci sono meno ribelli. Comunque i ribelli, no, ci sono ancora. Quelli cattolici li sto prendendo, non ci sono più invece. Ce ne sono tanti. Ora, andiamo ad attaccare di nuovo, anche se le truppe non sono proprio al massimo delle forze. Diamo all'amministrazione, sì, che ci servono i punti amministrativi per mandare avanti lo Stato. E ora direi di prenderci un attimo di riposo. Ah, hanno preso altre province. Posso parlare con voi? Se accetto, prendete autonomia locale. Sì, va. Accetto, prendete autonomia locale. E va bene. Non posso effettivamente chiedere e combattere fino alla fine. Altri ribelli in Cornovaglia. Dovrei anche pensare a questi ribelli qui. Dei paesani. Alle Bermuda no. No, dove sono? Ecco. Oddio, alle Bermuda no. Nelle isole i ribelli sono difficile da contrastare. Non abbiamo praticamente più uomini.
Sentite. Sono disposto anche a parlare con voi. Abbassiamo le tasse, però effettivamente abbassare le tasse per 10 anni. Accettiamo, non possiamo proprio combattere altri ribelli. Effettivamente è sceso anche di poco. I nostri guadagni arrivano particolarmente dal commercio, quindi siamo anche fortunati per quanto riguarda quello. Devo per forza combattere, perché sennò se prendo la provincia non è che riesco a fare più un granché. Però pian piano si stanno un po' placando i ribelli. Dovrei aumentare tanto sulla stabilità. Oh, abbiamo un po' problemi. C'è l'esercito diviso. Aumentiamo la disciplina. E puntiamo sull'attacco. Anche se stiamo perdendo troppo prestigio. E ora dovremmo anche un attimo aspettare che i nostri uomini si riprendono un attimo. E poi dopo posso anche attaccare le Bermuda. Tra un po', ecco. Nuovo comandante. Abbiamo preso un nuovo aiutante, advisor, che è un comandante. Cattolici a Norfolk. Devo combatterli. A Gerusalemme dobbiamo ancora fare il matrimonio diplomatico, perché è morto il vecchio sovrano. Oddio! Patrioti cosmopolitani. Oddio! L'Aquitania è invasa dalla Francia. Ah, neanch'io sono messo. Non sono l'unico a essere messo male, va. Ok, non ho idee. Oddio, io non ne posso più. Oh, mi sto mettendo le mani nei capelli. Non ce la faccio più. Troppi ribelli. Oddio. Dovrei anche fare questa unione con Gerusalemme, però non riuscirò a farla se non vengo nella mia nazione. Boostiamo ancora un po' la stabilità, così diminuiamo il tutto. Tanto faccio un po' di arch treatment un po' dappertutto, effettivamente, perché sennò non ce la posso più fare. Non mi piace farlo, però effettivamente quando arrivo in situazioni. Guantanamo di nuovo i paesani. Adesso quello che mi ha chiesto perché io non vengo più a fare lì, a conquistare il nuovo mondo. Se non riesco nemmeno a controllare un paio di isole, come faccio a controllare il nuovo mondo? Ecco. Dove sono sbucati adesso? Come i funghi. Sempre a Guantanamo. Bene. Patrioti cosmopolitani, praticamente autonomia locale io posso concederla pure senza problemi. Per quanto riguarda anche i nazionalisti del Connac non ci sono problemi. Quando si parla di paesani e di cattolici lì non posso cedere, perché effettivamente ho già abbassato per i paesani le tasse, non posso abbassarle ancora di più.
oltretutto per gli altri cattolici vuol dire cambiare religione di stato, e non è nemmeno quella una buona cosa. Per me, almeno. Qua ho bisogno di altri lanzichenecchi. Ok, ora siamo pronti ad attaccare. Guantanamo l'hanno anche presa. Ma sai che vi dico, accetto anche i paesani piuttosto, perché veramente uno non ce la può più fare. Abbiamo copper, che cos'è già? Credo che sia il bronzo, no? Copper? Comunque un materiale per i cannoni. E abbiamo questo copper che fa abbastanza schifo. E abbiamo più costo dell'artiglieria. Non è un problema, perché credo che non recluterò nessuna artiglieria al momento, credo. Le città chiedono i vecchi diritti. Io non posso abbassare la legittimanza ancora di più, quindi piuttosto abbasso la stabilità. Rivoltosi scozzesi. Però ci sono gli scozzesi anche che mi stanno dando una mano. Se le prendono, però mi hanno dato una mano. Si sono rivoltati anche di nuovo qui altri cattolici. Ma sono finanziati dallo Stato o la Chiesa? Sono finanziati da qualcuno, io mi chiedo. Perché sono ovunque. Sono dappertutto. Qua ci sono anche nazionalisti genovesi, mi fa piacere vederli. Sì, io vi do qui il connect autonomia locale piuttosto, basta che non vi ribellate. Oh, Sir Thomas Gresham, riforma sulla currency, credo che sia su, per quanto riguarda la fiscalità. E riceviamo praticamente attraverso questa riforma, che è un evento che io non so proprio nulla. Meno inflazione, aumenta le tasse base a Londra di 1. Oltretutto prendiamo anche come advisor possibile un tesoriere di livello 3, che è appunto questo qui. A volte capitano che escono questi grandi personaggi, tipo per Firenze può uscire Machiavelli, che non credo che aumenti la tradizione militare o l'amministrazione, qualcosa del genere. Effettivamente, se tu vai a controllare, c'hai Machiavelli. Tipo, noi abbiamo questo qui, che costa tantissimo, però comunque ci sa fare, ecco. E se tipo fai Firenze, puoi avere Machiavelli. Fino a che muore, perché non puoi averlo fino alla fine della partita, però per un po'. Oh, oddio. Il regnante di Brabant è morto, senza lasciare eredi. Possono fare un'unione con l'Aquitania, oppure possiamo creare una guerra di successione con Brabant. No, Brabant non mi interessa effettivamente. Poi ho già problemi qui, non posso guardare altrove. Tanto l'Aquitana non riesce assolutamente a reggere questa unione, perché ha problemi già gravi nel suo stato, peggiori di quelli che si trovano nel mio attualmente. E voi cattolici, cosa faccio con voi? Io dovrei mandare delle truppe. Però aspettiamo un attimo che si recuperino un po'. Abbiamo anche prestigio bassissimo. Ed è grave, avere prestigio bassissimo può far male. Perché? Vi elenco proprio cose che ci sono scritte qui. Abbiamo meno potere commerciale globale. Meno morale degli eserciti. Ragazzi, meno 10% del morale delle flotte degli eserciti. Abbiamo integrato Gerusalemme. Molto bene. E
Terribile. Una cosa allucinante, però abbiamo preso un po' più di prestigio adesso. Adesso possiamo fare la nazione britannica. No, dobbiamo avere. Non possiamo ancora. Dobbiamo avere tecnologie 10 di amministrazione per formare la Gran Bretagna. Qua direi di non fare nessuna missione, però qui abbiamo qualche nuova unità. Direi che possa andare bene. Io direi che invece i mercenari li posso lasciare stare, perché effettivamente adesso non mi servono più di tanto. Intanto abbiamo un casus belli contro la Norvegia. Comunque adesso abbiamo le Isole Unite. Viva Britannia. Rule Britannia. Britannia rule the waves. Molto bene. Ora attacchiamo le unità, anzi no, aspetta, attacchiamo un attimo qui con calma, stiamo tranquilli e dopo appena avremo le unità tutte pronte. Stavo per dire, quando avremo le unità tutte pronte e non ci saranno più rivolte, possiamo poi dopo effettivamente andare a nord. No, non possiamo. Se continuano ad esserci ribellioni. Oltretutto riuscirei anche a combattere queste ribellioni. Il fatto è che non ho più uomini nel mio esercito. Manpower a 198. Cioè ci sono solo 198 persone nelle caserme che possono servire nel mio esercito. Per dire, le riserve non ce l'ho. Se qualcuno mi dichiarasse guerra, va bene che sono in Inghilterra e riesco a difendermi con la flotta. Però in una guerra io perdo. Assolutamente non posso vincere. Che Europa messa male. Siamo tutti in guerra. Intanto Venezia sta. Oh, la Serbia! Oh, la Serbia. Sta diventando potente, Serbia. Di questi territori? La Macedonia, l'Epiro. La serie, l'Albania. Dimmi te. La Francia è in guerra con lo Stato e la Chiesa. L'Aquitania e Vienne. Sta vincendo, ovviamente. Ok, un nobile è stato assassinato. Possiamo perdere potere amministrativo. Oh, legittima, sì. Io preferirei perdere potere amministrativo questa volta perché effettivamente è abbastanza bassa la legittima, sì. Oltretutto abbiamo anche un re che non ha, ha 14 anni, però non ha un claim altissimo al trono. No, è morto il regnante danese. Facciamo un altro matrimonio. Possiamo fare nuove idee. Però io direi che possiamo stare tranquilli così, possiamo aumentare con la tecnologia pian piano. Ok, intanto qui ho altre rivolte di cattolici, come non detto. Dovrei comunque sbrigarmi a mandare nuove unità alle Bermuda, perché più tengono, più aumenta questo grado qui. Quando arriva al 100%, loro obbligano le loro richieste a me. Tipo, se devo diventare cattolico, divento cattolico senza mai, senza perché, e prendo diversi malus. Tra cui potrebbe anche, credo, cambiare la forma di governo. Tutti. Ah, Eddard Brancazzo, nuovo re e nuovo erede. Buono, abbiamo anche l'erede buono. Fatemi vedere come. Mio re? Mio re? Sì, ci sta. L'erede. 633. L'erede è ottimo. Niente. Io direi possiamo partire. Anzi, facciamo che fare una cosa. Uniamo le forze. Che praticamente cosa porta? Scioglie i reggimenti, li unisce. E serve per rendere i reggimenti un po' più potenti. E queste situazioni appunto serve per dare una mano.
Andiamo a combattere contro i cattolici. Sbarchiamo, vediamo se lo sbarco andrà bene o andrà male. Andrà male. Probabilmente ho preso tutti i miei uomini. No, sono ritirati sulle barche. Io ci ho provato, ecco. Ci ho provato. Dannazione. Castiglia chiede diritto di passaggio. E comunque credo che per questa puntata sia tutto. Intanto avrò tempo di pensare come risolvere il problema dei ribelli delle Bermuda. Potrei arrivarci in qualche modo strano. Ci sono. Ho un'idea, però non so se è fattibile. È un'idea matta. Un'idea pazza. Ve la spiego. Praticamente posso donare quella provincia a qualche regione, a qualche stato proprio che mi sta sul culo. Tipo, che ne so, le Fiandre oppure il Granada. Che ne so, Granada. Gli do questa regione qui, gliela regalo. I ribelli rimangono lì. Però non credo che posso regalarla se è occupata. No, no, non posso. Se no praticamente la regalavo e poi dopo la rioccupavo. È un po' una tattica bastarda, però vediamo se... No, non credo che possa funzionare. Comunque, alla prossima, gente. Da Larus è tutto. Ciao!